Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente, è riemerso dagli scavi di San Casciano dei Bagni in Toscana un tesoro mai visto prima, con oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, 5 delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. È la scoperta archeologica più importante in Italia dal ritrovamento dei bronzi di Riace del 1972, una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti da tutto il mondo. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, le 24 statue appena ritrovate si possono datare tra il II secolo a.C. e il I d.C. Il santuario, con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane, gli altari, esisteva almeno dal III secolo a.C. e rimase attivo fino al V d.C. La fortuna ha voluto che in epoca cristiana venisse chiuso, ma non distrutto, e le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra. È grazie a questo che, rimossa la copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto, di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica nel Mediterraneo. Dal fondo della vasca, nel punto più basso della sua costruzione monumentale, sono riemersi 24 capolavori di toreutica in bronzo tra il II e il I secolo a.C. È un momento di passaggio in Etruria tra la fase etrusca della dominazione del territorio e quella romana. Eppure, in un momento di conflitto che doveva avvenire tutto intorno al santuario, proprio nella vasca sacra votano assieme etruschi e romani. Per ospitare le meraviglie restituite dal Bagno Grande di San Casciano nascerà un museo. Massimo Osanna, direttore generale musei del Ministero per i beni e le attività culturali, ha da poco approvato l'acquisto del palazzo cinquecentesco che l'ospiterà. In futuro si aggiungeranno anche un parco archeologico e un hub internazionale di ricerca universitaria, un'opportunità di rinascita per il piccolo comune toscano. Ma perché così tanti ritrovamenti proprio qui? Cosa succedeva in queste acque considerate sacre? Il santuario del Bagno Grande era un luogo dove riunirsi per pregare, per chiedere ai sacerdoti un oracolo sul futuro, per fare un'offerta votiva e per prendersi cura della propria salute. Qui ci si poteva immergere, persino in pieno inverno, nell'acqua bollente e curativa che ancora oggi, come 2000 anni fa, sgorga dalla terra a una temperatura tra i 38 e i 42 gradi. Tra gli oggetti offerti alle divinità sono stati trovati anche attrezzi medici di ogni tipo, bisturi da chirurgo, oltre a due rappresentazioni stilizzate delle viscere umane che appaiono accurate come una TAC. Il santuario del Bagno Grande era insomma un luogo dove si praticava la medicina, con i sacerdoti che probabilmente facevano anche da medici. Una delle ipotesi è che in questo santuario, così importante da essere conosciuto e frequentato dagli esponenti delle classi più ricche e addirittura dagli imperatori, accanto alle piscine ci fossero anche altre strutture, luoghi protetti dove alloggiare e trascorrere la notte, ma anche, chissà, sale per le visite mediche e interventi chirurgici. Tutti interrogativi che le prossime stagioni di scavo potranno chiarire. Il cantiere adesso è chiuso, riprenderà in primavera. L'inverno servirà per restaurare e studiare i materiali ritrovati, per scrivere un nuovo capitolo della storia antica. La monumentalità è spiccata di questo monumento, oltre al grande e bel portico che circondava la vasca su più livelli, probabilmente con 4 o 6 colonne, va aggiunto forse il mistero di un grande arco che era posizionato esattamente al centro della struttura, che doveva servire sia come accesso monumentale alle acque, forse come ulteriore supporto statico e monumentale ai livelli superiori che caratterizzavano questo monumento, che dobbiamo immaginare comunque a terrazze, procedendo dalla sorgente alle nostre spalle.